Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo videuzzo. Allora, qualche giorno fa mi arriva da posta da Camping Sport Magenta. Ho preso qualcosina lì, tra cui adesso facciamo un unboxing insieme. Ho preso anche un'altra cosetta da Amazon, altre due cose che dovrebbero arrivare, penso a breve, che poi scarteremo sempre insieme. E allora su Camping Sport Magenta ho preso due cosine, tra cui una batteria AGM da 100 A che già, se vedete negli altri video scorsi, ho già montato, nuova, e ne ho presa un'altra, così in poche parole ne metto due praticamente, uguali, gemelle, a un prezzo di 99 euro. Erano scontate, cioè fanno una specie di promozione. E venivano una media dei 180 euro nuove, insomma, una cosa del genere. Insomma, questa invece è una promo che fanno ogni tanto, non sempre, e l'abbiamo presa a 99, come quell'altra. Poi ho preso il bidet da water, sarebbe una specie di bacinella che si mette dentro al bagno, insomma, senza ammazzasse per farsi il bidet, che ho visto, magari tu magari devo arrangiare, puoi prendere una bacinella, qualcosa, insomma, però è sempre in casino, insomma. Perciò o te fai la doccia o utilizziamo quest'altra cosa, che una cosa abbastanza, insomma, interessante e importante da portarsi dietro per chi se lava. E dai, allora, dai, cominciamo sta cosa, dai, così fa un sacco di carta, un sacco di casino. Allora ragazzi, primo pacco che andiamo ad aprire è un pacco di Amazon Prime. In poche parole ho preso su Amazon, volevo praticamente cambiargli la centralina del pannello solare. Ho trovato questa qui, in poche parole, che dovrebbe andare bene, va bene per me, perché io ho una centralinetta vecchissima, praticamente c'era forse una dei primi pannelli solari che sono uscite. Non c'ha display, non c'ha niente, mentre questa qui è un po' più completa, compreso l'uscita USB, e in più è quella da 30 A, invece di quella che ho io è da 10, perciò un po' più grandicella. Da quello che ho sentito dicono che un po' più grande riesce a caricare meglio, insomma, diciamo così, non dico forse più velocemente, ma meglio. Sicuramente andrà meglio di quella che ci ho montata. È una bella centralinetta, bella sleppa tra l'altro, molto più grossa di quella che ho io montata, che praticamente è la metà della mia, perciò. Se riesco, la montiamo pure. Una bella ciabatta. Bella ciabatta. Dai, caruccia, anzi che ancora non mi è cascata per terra. Vedete? Ok. Non mi chiedete il colore, non mi interessa. Ho preso quella che veniva. Vedi? 30 A, 12, 24 volts. E ti affogo, affogami, affogami, perfetto. E uno è della Sanix. Una piccola guida per come deve essere montato, ma insomma. Ok? Penso che se capisce. E allora, primo botto ha fatto. Boom, subito. Poi ci abbiamo il bidet Camping Sport Magenta, direttamente da Magenta, provincia di Milano. Prima o poi in coltello che taglia me lo farò, e poi vabbè, tanto vediamo com'è questo. Come dico sempre nei video, sicuramente non vedrò, non vedo l'ora che, ecco, arrivi aprile, maggio, diciamo, chiamalo aprile, siamo arrivati, però
forse verso più fine maggio, per montare il secondo pannello solare da 100 A, che prenderò sempre e comunque su Amazon. Lo prenderò lì e via. Oddio, a parte la carta. Ah, vabbè. Ok. Fermi tutti. Tutto sto casino. Per questo. Allora, questo qui, in poche parole, è universale. Vedete? Bidet universale. Se volete il numero della... A parte che se andate su il Camping Sport Magenta come sito internet è abbastanza completo e pieno. E andate su ricerca, ci trovate di tutto, basta scrivere, insomma. Però se vi dovesse interessare, questo è il numero del co il codice praticamente. E via. E il bidet è questo qua. Madonna, ma la carta. E il bidet è questo. Universale. Si infila direttamente nella tazza e rimane fermo dentro così. Va a paro della tazza, perciò non c'è bisogno di... non c'è scalini, non c'è niente. Quando avete finito, lo sciacquatelo, lo lanciate fuori Davide. No, non è vero. È della fiamma, raga. Altra invenzione fiamma. Inventata fiamma? No, non è inventata, però insomma. Ci ha pensato lei, insomma, a fare sta cosa. Poi c'è, sembra un caschetto, ma un casco di quelli da minatore, di quelli che di solito le metti in testa. E poi abbiamo la batteria che, ragazzi, Madonna, se sa quanto pesa, fa praticamente 38 kg. E... c'ho pure paura a metterla sul tavolo, che se si scoscia il tavolo è finita. Mi cambio inquadratura. Andiamo. Allora, raga, ci siamo, eh. Spacchiamo tutto. Batteria è questa, sempre Camping Sport Magenta, Camping Space Independence. E vabbè, c'è un'altra recensione fatta già sulla stessa medesima batteria, sempre sul canale mio. La potete andare a vedere tranquillamente, è uno dei primi video. Comunque, vabbè, raga, c'è scritto batteria 100 A AGM, cioè, insomma, capite qual è. E sono contento che comunque un sito come Camping Sport Magenta è un sito veramente, cioè, veramente pieno, preciso. Non ci ho mai avuto problemi, mai avuto rotture di scatole, cose sempre ben imballate, sempre chiuse a dovere, mai nessunissimo problema di niente praticamente, ragazzi. Non sto parlando così perché a me non mi paga nessuno per dire questa cosa, ma chi merita è giusto pure che prende di tutto, dal cazziatone alla cosa giusta. Questa è una cosa giusta, quindi perché no? Allora, ragazzuoli, eccola qui, è questa bella batteria, insomma, un peso di 38 kg buono. È una buona batteria, vi posso assicurare che è una batteria che comunque, regà, io ci sto a lavorare con l'inverter, ci sto in giro dalla mattina alla sera, ricarica subito, non mi ha dato problemi di niente, di nulla. È una batteria chiusa, dai, è caruccia, caruccia in più viene dotata di protezioni, di quelle che vanno praticamente sui tappi. Cosa carina è che c'ha praticamente questo qui che si svita con una chiave a esagonale e una brugola praticamente. E io per esempio ci ho messo i capicorda a occhiello. Ho messo quelli direttamente, invece trovo bene. Perciò abbastanza valida come batteria. Adesso ce ne ho due uguali, compreso questa, montiamo questa e via. Allora, ragazzi, questa è la centralinetta che c'ho io praticamente. Che, raga, io non vi dico niente, ma è veramente, veramente, veramente piccola confronto a questa. Questa è una 10 A e è carica. Se ci fate caso, io ho tre batterie da 100 A, compresa quella del motore, perché ho due batterie AGM da 100 e una del motore. Sono tutte e tre cariche praticamente. Vedete, mi dà una batteria Batfull, che è il fratello di Batman.
E vabbè, detta sta cazzata, aiuto. Guardate la differenza che c'è con quest'altro, cioè manco c'entra qui dentro. È immenso, raga. È immenso, è grandissimo. Ma no, perché vi sto a far vedere io sta cosa ingrandita. È proprio grosso, cioè praticamente è il doppio in tutto. Non riesco nemmeno a infilarlo dentro. Qui dovrò smontare tutto il camper. Sì, benvenuti nel mio ufficio. Invece vi faccio vedere questa qui. Praticamente è il bidet. Vedete, sta direttamente sopra alla tavoletta. Cioè non è un problema. Sta bella. Comunque aderisce bene. Dai, raga, comunque è una paginelletta. Non è che stiamo parlando. Perciò vedete, però sta a paro di questo. Perché se tu ne metti in un'altra paginella, arrivi tipo qua sopra. Perciò, raga, è sempre più alta sta tassa di accesso quando arriva. Perciò, eccola qui. Dai. Bella menzione. Che dirvi, ragazzi? Allora, questo unboxing l'abbiamo fatto. Spero che nei giorni prossimi arriveranno quelle altre due cosettine che ho preso, importanti, abbastanza tecniche. E niente, insomma, anche queste, per esempio, vedi, tante volte dicono il bidet, raga, per chi lo vive il camper è inutile che se mettiamo a chiacchierare e a dire tante cose. Alla fine te compri una bacinella e vabbè. Poi io ho avuto la possibilità, ho visto questo, costava una stupidaggine, perché no? Invece di mettere sulla bacinella, che comunque dove te metti a sede, cioè devi essere un equilibrista, insomma, sul WC è un po' più pratica come situazione, no? Perciò togliendo quella. In più, vabbè, la batteria, raga, cosa importantissima, sapete che io ho problemi con la corrente, perciò deve essere sempre ok. E la centralina del pannello solare, che quella la cambio, in modo che così mi dicono che dovrebbe caricare un po' di più, è un po' più nuova, tutte queste cosettine qua. A breve, spero, vi farò vedere i video anche dei montaggi, sia della batteria che del pannello solare. Poi se qualcuno me lo vede e fa servire, regà, io mi faccio il video mentre mi faccio il video e faccio vedere come funziona. Dai, va bene, così almeno mi vengono arrestati direttamente a casa senza passare via. Vabbè, dette queste due stupidaggini, vi auguro una buona giornata a tutti e spero di essere stato utile, insomma. Va bene, ragazzi, dai, buona giornata, bella.